Svegliati Alessandria, oggi è mercoledì 12 ottobre 2022. Un saluto a tutti i nostri amici che ci seguono e come potete vedere da queste immagini, nel silenzio più totale, sono iniziati i lavori di deforestazione qui al ponte Forlanini del quartiere Orti Alessandria. Qui in fondo a me scorre là sotto il fiume Tanaro. Qui con noi non può mancare di certo Giuseppe Monticone e il professor Manzini. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Anzitutto abbiamo accolto la notizia, quella che il nostro Giuseppe, che è la nostra, come dire, vedetta di questa zona, che erano iniziati questi lavori, che vedremo in che cosa consistono. Però, se ricordate bene, dall'ultima volta avevamo quest'area qua, che era piena di ramaglie, piena di Vegetazione. vegetazione, di erbaccio, eccetera, eccetera. Questo è stato tolto, vediamo e speriamo che venga tolto anche qualcosa di più, ma soprattutto che venga sbancato tutto questo pezzo di riporto che il Tanaro ha costruito. Però è interessante, l'ha già detto Fabio, vedere come questa terza arcata, no? E se è un'arcata vuol dire che sotto ci deve scorrere l'acqua, no? Almeno, potenzialmente doveva essere così. Invece è un sottopasso. L'altra arcata abbiamo visto che è completamente intasata e completamente coperta Dalle dalle piante, là ci sono piante, piante, ma qui volevamo sapere il parere sulla consistenza, la finalità e le aspettative di questi lavori. Cosa ne dici tu? Siamo partiti con il piede giusto? Che cosa sta succedendo? mistero. Un altro mistero, no, che si somma a quello del mancato collaudo del Meyer, nell'altro cantiere. È la terza volta che scaviamo nello stesso posto, ma in mezzo al Quello fiume. vicino al Meyer, Esatto, cioè. ma in mezzo al fiume ci sono le piante del diametro di 20-30 E gli centimetri, isolotti. 4-5 metri di altezza. Qui abbiamo questo spettacolo. Intendiamoci, tutto quello che si porta via, qui siamo nel fiume, tutto quello che si Nel porta via, fiume, qui siamo nel qui fiume. siamo nel Fiume. fiume, se non i nostri vecchi, perché questo ponte qua è stato dimensionato uguale come lunghezza a quello dei nostri vecchi. Quindi il progetto era valido, dimostrazione che l'alluvione del 94 è transitato tutto sotto il vecchio ponte dimensionato dai nostri vecchi. I progettisti che hanno costruito questo hanno mantenuto le stesse dimensioni, quindi non ci sono discussioni sulle dimensioni. Ecco, Quindi qui siamo nel doveva fiume. scorrere il fiume. 50 Qui anni fa scorreva, scorreva il fiume. 50 anni I fa. nostri vecchi hanno dimensionato perché qua scorresse il fiume. Noi ci siamo evoluti e adesso abbiamo questa situazione. Abbiamo il ponte nuovo, lasciamo perdere il ponte vecchio ignobilmente buttato dentro il letto del fiume. Qui abbiamo il ponte nuovo. Il ponte nuovo è costituito da tre campate. Qui ne vedete una che è diventata un sottopasso perché si transita. Questa è una strada. Quindi il fiume qua ha abdicato. Sta abdicando anche nella corsia centrale. Dove ci sono i faretti? Beh, i faretti sono la ciliegia sulla torta. Abbiamo illuminato la scena La ai campagna. quagliastri. Comunque, torniamo alla campata centrale che si sta via più sempre intasando. La campata di là, missione compiuta, è già intasata. E adesso qua abbiamo un sottopasso e Avviciniamoci. io direi, questo è un bel campo da golf comunque, volendo. Cominciamo a vivere il fiume. Ma chi l'ha costruito questo L'ha campo da golf? costruito Madre Natura e l'ha costruito inevitabilmente, siccome a monte si sono abbattuti tutti i ponti, intendiamoci, il ponte della ferrovia andava sicuramente abbattuto.
Questo qua, il ponte Forlanini, andava sicuramente pulito e non abbattuto. Difatti, per avere questo risultato, ditemi voi se ne valeva la pena. Il ponte Cittadella non mi sono mai pronunciato perché non ne ho la competenza e quindi sto zitto. Qualche dubbio mi viene perché chi ha abbattuto il Cittadella ha abbattuto anche il Forlanini, che non andava sicuramente abbattuto. Ma adesso qui abbiamo questa situazione. A suo tempo, con una persona che se ne intende più di me perché è un architetto, nel 2018-2019 qui abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo fatto un calcolo spannometrico, però i metri, sia l'architetto che modestamente nella mia ignoranza so che è fatto di 100 centimetri, a me a occhio i metri qua da togliere allora erano più di 100.000, adesso sono 100.000 metri cubi qua sulla sponda destra da togliere, compresa la strada ovviamente. Posso dirti una cosa? Posso chiedere, perché io rimango stupito. Fai un giro su questo campo da golf, come l'ha definito. Ma tutta questa terra è stata riportata dal fiume? Ma certo. E chi altri? E nessuno ha fatto niente? Hanno fatto tanti progetti, anche un po' costosi. Compreso la sostituzione del fiume. Ma quanto tempo ci ha messo a costruire? Allora, nel 94 qua il vecchio ponte aveva 9 campate, di cui 5 intasate, 3 campate, c'erano gli archi là, 3 campate di qua e 2 di là. Adesso abbiamo questa situazione, abbiamo un intasamento ben superiore a quello del vecchio ponte Forlanini abbattuto. Guardate bene da questa prospettiva, falla vedere. Se vi ricordate, nel 2017 siamo venuti qua la prima volta, sì. e l'intasamento, vi faccio vedere dov'era. L'intasamento era qua, e lì scorreva il fiume. Ora, questo avanza, di qua avanza, di là è già avanzato contro quella colonna e il Tanaro ormai ha una sezione di passaggio inferiore alla metà. È la terza volta che tolgono gli arbusti, che trinciano. Viva Dio, tutto quel che si toglie dal fiume è benvenuto, ma poi bisogna andare avanti, bisogna essere conseguenti. Ossia, quando vai a fare benzina, riempi il serbatoio, ma poi se vuoi viaggiare devi fare la fatica di mettere in moto. Allora qui bisogna fare la fatica di arrivare con le ruspe e portare via quei 100.000+ metri cubi. Fai anche proiettati anche sul ponte della tangenziale. Tutto questo che hanno trinciato, stanno trinciando, stanno lavorando, è tutta roba da portare. È tutta terra da asportare, da portare via, perché qua c'è il collo di bottiglia che, ripeto, fino alla noia, in caso di piena, costringerà Alessandria a tornare a bagno. Ma non servono i 4.800, se ricordo bene, metri cubi al secondo del 94, ma bastano e avanzano i 3.000 del 2016. Se torna l'alluvione del 2016, con questo restringimento di qua, con quello di là, con questo restringimento il livello si alza e le difese spondali che hanno in centro città, quella famosa spanna che mancava allo sfioro, sarà superata. Sempre che le difese spondali tengano, io aggiungo. Sempre che, mi disse un tecnico che ha anche avuto incarichi importanti a Palazzo Rosso, quindi è tecnico e politico, in un ultimo intervento della settimana scorsa chiedeva l'innalzamento delle difese spondali del Tanaro. Allora, lo lasciamo continuare a stringersi, lasciamo continuare a crescere le piante in mezzo al fiume come appena Valle del Maie e alziamo. Gli olandesi, che se ne intendono di queste cose, dicono che si riposa tranquilli sotto gli argini bassi. Noi li vogliamo innalzare la terza volta, supposto che tengano, noi li vogliamo innalzare la terza volta e continuare a lasciare nel fiume questo stato di cose. Va bene. È folle.
È folle. A questo punto noi abbiamo sentito per l'ennesima volta il nostro amico Giuseppe. Speriamo che le sue previsioni non si avverino. Spero solo di sbagliarmi. Che non si avverino. Ma Tanero non perdona. E soprattutto che quello che lui chiede venga fatto, perché è una continua voce che pare cada nell'assoluto silenzio, nel senso che non viene ripresa da nessuno, e a questo punto noi la lanciamo lo stesso. Auguri, alla prossima. Arrivederci.